Ciao a tutti amici esploratori, quest'oggi siamo in Piemonte e andremo ad esplorare una bellissima villa dei primi del Novecento. La villa è appartenuta a un industriale della zona ed è costruita nelle immediate pertinenze del complesso industriale, di un complesso industriale. Quindi era la villa padronale e purtroppo tutto il complesso industriale è stato dismesso, abbandonato fine anni 80, inizio anni 90 e insomma probabilmente non è finita molto bene. Non sappiamo bene la storia perché non si riescono a trovare delle informazioni molto precise. Ad ogni modo, questa qua era la villa appartenuta proprio al padrone, no? La famiglia padronale. È vandalizzata purtroppo, però è ancora piena di oggetti. Si vede un arredamento pregiato molto bello e anche ricca di bellissime finiture. Venite con noi che andiamo ad esplorare l'interno. Andiamo. Bei mobili questi, ovviamente. Belli, sì, è molto vandalizzata questa villa, però è ancora piena di roba, è molto signorile. Guarda che finiture, guarda gli stucchi, calorifero in ghisa fusa, cioè davvero bello. Bello, davvero bello. Ci sono mobili di pregio, purtroppo è vandalizzata, ma anche parecchio. sì, parecchio. Guarda che bella questa specie di solarium. Era una cucina, probabilmente. Guarda, questa era la cucina, tutto distrutto. Allora, questa villa ci risulta essere disabitata da circa 30 anni. Circa 30 anni. Arrivo, ma devo stare attento dove metto i piedi. Si fa tutto in rovina però. Tutto in rovina, sì. Guarda lì, addirittura, guarda che è entrata la vegetazione, guarda, si vedono è entrata un albero, cos'è? Una pianta rampicante dentro ed è cresciuta all'interno. Ed è cresciuta bene guarda, fin sopra di me. Quindi si vede che ha avuto tempo per crescere. Dei vecchi mozziconi di candela. Una vecchia dispensa. Questi sono mobili di pregio, chiaramente rovinati, ma è roba elaborata, bella, legno massello Legno massello di vecchio. sicuro infatti. Sì, avranno 100 anni sti mobili. Ed è roba curata, vedi tutti i particolari, adesso li vediamo in rovina, ma questi erano mobili che lucidati. Questi erano mobili lucidati, quando erano bello, il legno era lucido, era roba di pregio. Tra l'altro qua, vedi che è coibentato? Questa doveva essere forse una ghiacciaia. Ho un vecchio frigo. Questo è un frigo. Questo qua è un frigorifero vecchio. Quelli che andavano. Cioè è una ghiacciaia praticamente. Vedi? Tutto Sì, perché comunque è commentato. coibentato. Si metteva il ghiaccio e teneva la Guarda roba fresca. quanto è spesso. Sì, è spesso. Spesso si vede proprio zinco. Questo è in stagno. Sono foglie di stagno.
ed era un vecchio frigo, cioè frighi proprio quando non c'era ancora quelli con compressore, anni fine 800, inizi 900. Guarda qua la libreria. Una vecchissima libreria. Guarda qua. Stupendo. Bellissimo. Hai visto? Sì. È bloccato? Funziona. Uno schiacciato non andava. Pianoforte a coda. Guarda che bello anche il tappeto, il pavimento in legno, questi bellissimi mobili in velluto, ricoperti in velluto. Guarda che bella questa specchiera. Bellissima. Richiudo qua, eh? Sì, lasciamo tutto come abbiamo provato. Ok. Guarda questo divano è stupendo. Con questa specchiera. Bello, in velluto e stupendo, stupendo. Qua avevano... ci tenevano probabilmente un mobile bar, forse. Anche qua, guarda. Cartucce di fucile. Sì. Qua c'è un mobile, però è tutto a soqquadro. È tutto a soqquadro. Vabbè, comunque è carino alla fine. Vediamo sto Corriere della Sera di quando è. 76, 20 settembre del 76. Saliamo? Vai. Direi che è estremamente solido. Sì, sì. Duro. Ci sei? Sì. Andiamo di qua. Ci sei? Guarda. Una stampella. Bella. Vecchia. Wow. Qua merita, eh? Sto arrivando. Sto il letto, un bel letto. Ma quasi un baldacchino, ma no, è proprio solo, ha solo la struttura molto importante. Qua ci sono dei documenti scritti a china addirittura. Il portadocumenti là, l'ha visto. Sì, sì, non leggo date, non leggo date, comunque sono documenti vecchi, stravecchi. Era altamente benestante. Sì, sì, decisamente. Guarda anche qua. Una camera. Non so se può.
la cade giù la carta da parati. Non so se questa camera poteva essere di bambini o di anziani, non ne ho idea, ma io direi probabilmente bambini. Probabilmente bambini. Pensi i quaderni delle timbrature. Sì, questa qua era la casa di imprenditori. Visto che letti? Eh sì, anche mobili. Sembra quasi una copertura, sembrerebbe una copertura di un camino. Fatto in qua probabilmente ci mettevano una stufetta, qualcosa del genere, probabilmente. Simulava un po' un camino. Sì, qua tutti i letti, comunque sempre mobili molto pregiati, è roba bella. Intarsiati, cioè proprio bello qua. Proprio bello. Guarda qua. Guarda i particolari. Guarda questa vecchia valigia. Sembra la valigia del dottore inizio secolo. No? Sì. Sembra la valigia del dottore. Una classica valigia da dottore. No, non ti sembra? Sì. È chiusa, vero? È chiusa, ma però è vuota. Anche qua ho bellissimi divani, cioè bellissimi armadi. Guarda anche i soffitti come sono decorati, vedi? Sono decorati finemente. Comodini. Tanta gente dormiva qua, eh? Sì. Erano in tanti. Molte camere. Davvero molte camere. Ci sono delle scarpe anni 50. Questa era una specie di studio, no? Sì, sì, roba vecchia. Sì, guarda anche qua, come sono rifiniti. No, è ottimo, davvero, cioè, bello. Sì, sì, sì. Tutto intarsiato, vedi anche le finiture delle. Tutto in fusione, queste. Meglie. Probabilmente l'altro è però più ricchi. Però vedi anche qua sopra in marmo. Cioè, è bello. È tutta roba bella. L'unica cosa è che è proprio una casa di gente evidentemente ricca. Che erano degli imprenditori, avevano sta villa stupenda, ma la villa, guardate che vista, la villa da su un'area industriale dismessa, la villa che dà su tutta la, cioè sinceramente, onestamente, però una volta si usava avere la villa padronale che dava sull'industria. Il patron dell'industria poteva vedere tutto, no? Però è, insomma, non è la mia idea
di casa. Di godersi, esatto, il lusso, avere l'affaccio sull'industria, no? Adesso è dismessa, ma anche quando era in produzione, era un'attività, non doveva essere, per me non doveva essere un bel vedere. A parte che non è un bel vedere, poi un sacco di rumore e sicuramente non sarà molto salubre. Esatto. Guarda quest'abito anni 60. Anche 50 direi, a vederlo. Roba ricercata comunque alla moda per allora. Comunque la pianta non è grandissima, cioè la villa non è enorme come... cioè si sviluppa su più livelli, però non è enorme. Di qua non siamo andati, qua un bagno. Guarda, qua è una stanza da bagno. Stanza da bagno, una volta si usava, come che da sul balcone. Guarda, la caldaia, c'è il boiler elettrico. C'è un anno? No. Non c'è l'anno, comunque roba anni 70, anni 60. Vediamo qui su? Sì. Era di sopra. Mi aspetterei al piano di sopra gli alloggi dei domestici. Okay. Guarda le vecchie vasche da bagno in rame, credo sia quello lì. Rame, no, metallo, sarà latta. Forse rame, che non sono arrugginite. E qui qua è evidente che viveva la servitù. Ambienti angusti. Ambienti angusti, vedi? No, con finiture non di pregio. Ma... sì, letti di fine 800. Probabilmente questi qui erano letti che erano dismessi da fine 800. Questi sono letti classici di fine 800, ne abbiamo visti già in altre esplorazioni. Cosa c'è qua? Mobili. Sì, questa cosa era una dispensa, esatto, secondo me è una dispensa. Sì, non so se poi c'è, cioè, forse la dispensa e i mobili qua ne porti dopo, comunque non senti come ripostiglio, perché... un ripostiglio, magari era attrezzatura da pulizia, sai. Comunque una volta vivevano così, le persone abbienti. Cioè, avevano la servitù al piano superiore. E qua credo che comunque d'estate facesse un caldo ingestibile e d'inverno credo che fosse, magari in alto arrivava un po' di calore, perché non vedo riscaldamento, non so se stai notando, questo piano non dà riscaldamento, probabilmente vivevano di rendita, nel senso il calore che saliva da giù andava su, ma qua non c'è riscaldamento. Qua vista veramente pessima, cioè non so come veramente, cioè da sulla, vabbè che dismessa, ma da sull'industria, cioè veramente brutto, brutto brutto. Ci sei? Sì. Mi stai seguendo? Ok, andiamo a vedere giù che cosa c'è. Con molta probabilità ci si spegneranno tutti i fari esattamente allo stesso momento. E vabbè. Ah, è proprio una... guarda, qua c'è la... allora, lì c'è il carbone. Questa qua è la carbonaia. Questa è la stufa carbone, esatto, che scaldava l'acqua. E poi c'è l'impianto che andava su a... questa è la carbonaia in realtà, questa. Questa. Qua veniva messo il carbone. Arrivo subito. E lì c'è ancora carbone. E qua c'è il fuochista che prendeva il carbone con la pala e alimentava la stufa. Vino. L'immancabile cantina. L'immancabile cantina. C'è dappertutto. Esatto, vabbè, un po' nella cultura italiana, no? E
bottiglie sotto sopra. Sì, anche qua c'è tutta una... Guarda, ce n'è tanta di... C'è tanto vino, eh. Guarda qua. Bello, mi piace. Vedi, c'erano proprio le botti dove andavano a travasare, travasavano il vino. Adesso sono state scoperchiate. Bella sta cantina. Mi piace, è rimasta, ci è rimasto molto. Guardate, sti... tutto spaccato a terra. Mica no. Piccola, eh? No, è grande, grande. E vabbè, prende tutta la superficie della, della casa. Non ha una estensione grandissima come superficie. Qua qualcuno ha spaccato le dame. Qui cosa c'è? Nulla. Piccolo magazzino sarà. Può essere un piccolo magazzino oppure poteva essere la ghiacciaia ai tempi. Allora Guy, solito bilancio dell'esplorazione di questa villa? Bella esplorazione, un po' vandalizzata ovviamente, però ha regalato delle chicche secondo me incredibili. La stanza col pianoforte a coda, la specchiera, quella stanza era veramente molto bella e merita l'esplorazione, non tanto grande, ma a me è piaciuta, quindi sicuramente sarà piaciuto anche a voi, solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, passaparola, mettete like al video, tutti lo attiverò. Detto tutto, sì, okay, bravo. Perfetto, allora e alla prossima esplorazione. Stai migliorando. Grazie. Ciao a tutti, alla prossima esplorazione.